Ci ritroviamo in compagnia di Michele Bravi. Ciao Michele, ben trovato. Ciao a tutti. Ben trovato. Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi? È il titolo del tuo nuovo album. Sì. Un disco che hai composto on the road tra Londra, Parigi, Amsterdam e Milano. Sui social hai scritto che ogni canzone è nata da un gioco di immaginazione. Immaginiamo se. Sì. Ecco, da quali ispirazioni, da quali fantasie è partito questo gioco, questo viaggio? Allora, nasce dal fatto che io ho un po' l'abitudine di porre le domande impossibili, no? Cioè, quelle domande che poi ci tieni la conversazione nelle serate per ore e ore e ore e ore. E io me ne faccio tantissime la sera, cioè, ma proprio dalla... Tipo, guarda, mi ricordo recentemente una cena che abbiamo fatto a casa mia, la serata è andata avanti a parlare di perché si dice buonanotte al secchio. Ah. Cioè, sono quelle domande che, capito, non hanno senso, allora si fa tutta un'analisi, perché al secchio e perché non a qualcos'altro. Poi chiaramente c'è una spiegazione più C'è concreta, un'etimologia, cioè. Però lasciamo perdere quella storia più folcloristica, cioè cerchiamo di rispondere a quello. E questi sono un po' i giochi di immaginazione che, che io faccio molto spesso. Sulla scrittura mi sento molto più libero a farli, perché in realtà è lo stimolo poi per parlare di tante cose tutte insieme, no? Cioè, la parola in quel senso ha una forza enorme, no? Cioè, mescolare il reale con l'infantile, con l'astratto, col riverbero che tutto che crea tutto intorno e nella scrittura mi piace, no? quel piano, qualcuno lo chiama metafisico, qualcuno lo chiama ironico, qualcuno lo chiama fantasioso, però quel piano lì, che è il piano proprio creativo, mi piace tantissimo, e quindi poi sulla scrittura mi diverte sempre molto giocare con le cose, con gli elementi. E ciò che è cambiato molto è principalmente l'approccio al tuo processo creativo. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ma fondamentalmente i testi, l'ossatura di queste canzoni sono state realizzate per la prima volta da te, completamente da te. Quindi c'è un'autonomia diversa rispetto al passato. C'è un'autonomia, no? diversa, perché guarda, io ho sempre scritto le mie cose, però insomma c'era sempre una parte di collaborazione, no? Era come se io dessi là le cose, poi avevo sempre bisogno di qualcuno che mi aiutasse nella geometria della canzone, della musica, del disco. Questa volta qua vuoi un po' perché dopo un po' ne senti anche la necessità, nel mio caso è stato così, ne senti anche la paura, perché io all'inizio non sapevo se tutta questa autonomia era un eccesso di libertà, era un eccesso di superbia, però sono molto soddisfatto perché riesco in maniera, non che gli altri dischi non lo fossero, perché ripeto, comunque non erano estranei dal mio lavoro, ma stavolta sento che tutto questo me stesso là dentro sia stato organizzato esattamente come me lo immaginavo, esattamente come io percepisco la musica, esattamente come io percepisco la mia scrittura, no? Poi questo non chiude la strada a collaborazioni future, per carità. In questo momento era giusto che io andassi ad analizzare per me stesso, per il mio lavoro, che cosa succede se sei solo tu a parlare. Certo. E quella cosa mi ha fatto capire, e mi renderà, sono convinto di questo, mi renderà ancora più forte nel collaborare con gli altri, perché ho preso una consapevolezza, no? Di quello che la mia penna può scrivere, di quello che il mio suono diventa da solo. È come se avessi dato un po' più corpo, no? Una personalità musicale che non pensavo avesse così tanta concretezza, no? Quindi adesso nel collaborare con altri sarà più facile, no? Raccontare se stessi, incontrare mondi nuovi, cioè, non so se a livello carrieristico sarà un disco fortunato, a livello artistico lo è tantissimo. Allora, sicuramente dal punto di vista creativo. E arriviamo poi al discorso musicale, ma mi incuriosisce perché dal punto di vista tematico questo è un concept album liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks. Vero è che viviamo in un'epoca veloce e vorace. Per molti il concetto di album è desueto, figuriamoci quello di concept album in quest'epoca fatta di playlist. Per questo credo sia ancora più importante dare valore a questo genere di operazioni, volte a riportare al centro dell'attualità un approccio musicale che è quasi superato. Tu che ne pensi? Allora, io per natura mi piace molto studiare, cioè sono molto curioso, mi piace approfondire, mi piace studiare, quindi di conseguenza quando presento un progetto mi è naturale organizzarlo così come ho organizzato gli appunti dello studio, mettiamola così. Però non sono nemmeno reticente, cioè sono anche dell'idea che quando un disco esce pubblicamente, quando diventa di dominio pubblico, il disco deve essere smembrato.
Cioè non si deve avere per forza lo stesso approccio che ha l'esecutore nell'ascoltarlo. Non sono assolutamente contrario al fatto che le persone approfondiscano solo una canzone, non sono assolutamente contrario al fatto che le canzoni vengano ascoltate in un ordine diverso da quelle con cui io le presento, no? Allora puoi ascoltare prima la traccia 6, poi la traccia 2, poi la traccia 3, cioè l'ascolto per me deve essere sempre molto soggettivo, tanto soggettivo, perché quello per dire è il modo con cui io mi approccio ai dischi degli altri, eh. Io non ho un approccio filologico ai dischi degli altri, per cui, cioè se ci sono delle cose che non capisco, che non stanno prendendo la mia frequenza, vado su una cosa che la prende. Quindi quella cosa lì, cioè non sono contrario alla velocità con cui l'ascoltatore adesso può accedere alle cose. L'unica speranza che ho è che al di là della velocità con cui ci accede, l'attenzione rimanga costante. Quello lo spero molto, ma non è un problema dell'ascoltatore, eh. Quello dipende dalla mia capacità di captare, di prendere, di catturare e con la scrittura e con l'esecuzione. Quindi se non dovesse succedere, non è mai colpa dell'ascoltatore. Dipende da chi l'ha fatta, dipende da chi l'ha creata quella cosa. Quindi mi autocriticherò da solo, Tu ecco. però sei soddisfatto del fatto che metti nelle mani un qualcosa di cui sei pienamente responsabile, in questo caso, come dicevamo prima, no? Quindi. Responsabile, guarda, sai cos'è? Ti ricordi un po' da quando sei ragazzino che tu fai il disegno più o meno brutto che fai, e poi devi correre a farlo vedere a qualcuno perché sei proprio soddisfatto di quello che hai fatto. Il cielo l'hai fatto perfetto, l'erba l'hai fatta perfetta. Casetta è E quella fantastico. cosa è un po' quella sensazione lì. Cioè, io sono molto soddisfatto di questo progetto, molto soddisfatto della qualità che ha dentro, dell'ironia che ha dentro, dell'approfondimento che ha dentro. Quindi lo presento molto volentieri, sperando poi che qualcuno quel disegno se lo attacca al frigorifero, magari invece altri lo cartocceranno A livello sonoro, invece, mi incuriosisce il lavoro che c'è stato nella ricerca, appunto, del suono, perché ascoltando con attenzione si nota la natura piano voce dei pezzi che nascono naturalmente da lì. Poi ci sono brani più lavorati, ad esempio tutto il lavoro che c'è stato con i Room 9, ma non solo. Ma la curiosità che avrei riguarda il tipo di reference che caratterizzano sia questo progetto in generale i tuoi ascolti, perché l'impressione è che questo sia un disco musicalmente filo-europeista, nel senso non solo perché le tracce del disco sono state scritte, come dicevamo prima, in queste capitali europee che abbiamo elencato, ma in un contesto italiano in cui si fa tanto riferimento a ciò che c'è oltreoceano e meno magari a quello che c'è più vicino, ti chiedo se mi sbaglio, se c'è da parte tua in generale, nella tua carriera, in questo disco, un approccio a un suono diverso. Allora, non come intenzione in realtà, nel senso che, cioè, io non riesco a impostare un disco, a lavorare un disco partendo da delle reference, cioè non creo una playlist di come vorrei fosse il disco e da lì inizio a scrivere, quello non riesco a farlo. L'ispirazione forse è che è anche uno dei miei maggiori ascolti, eh? Cioè è una delle musiche che approfondisco di più, cioè la composizione per cinema. Allora, se in quel senso lì vuol dire avere un atteggiamento filoeuropeo, forse, però ti ripeto, non è la volontà di dire non voglio un suono italiano, non voglio un suono più europeo, quella roba lì non mi Per interessa europeo intendevo anche relativamente. italiano, Sì, no, chiaramente. ma sai cos'è? È che per me quando si arrangia una canzone, su questo forse sono estremista, però perlomeno è la regola che mi sono imposto su questo disco ed è la regola che bene o male ho sempre avuto, si è voluta, però è sempre stata costante. Cioè, la vera reference per arrangiare una canzone è la canzone. Cioè, io nella canzone racconto, cioè ho delle storie, quindi ho degli spazi emotivi da riempire. Se io sto raccontando una cosa dolce, posso avere due approcci, o seguo quella dolcezza o vado di contrasto. Tutta la fase tiepida per cui esteticamente un suono sta bene in quel punto non mi interessa, cioè le canzoni non devono essere esteticamente coerenti, devono essere emotivamente coerenti e quando sono incoerenti deve essere consapevole la scelta che quello è un momento di incoerenza musicale. E allora lì ti dico la reference è totale, però non mi è difficile approcciarmi all'arrangiamento perché nel momento in cui la scrivi la canzone, l'arrangiamento già lo conosci. Cioè l'arrangiamento nasce con le parole che scegli, l'arrangiamento nasce con la parola che stai, con la storia che stai raccontando. Quindi in quel senso lì l'unica reference è la storia delle canzoni, non tanto ambienti musicali. Poi chiaramente quelli arrivano, in maniera inconsapevole perché ascoltando magari tanta musica per cinema, uno
vuoi o non vuoi, entrano dentro ai tuoi ascolti, al tuo orecchio, alla tua abitudine di scrivere, ma non è volontaria Non è una cosa come... calcolata, no? Ma lo si sente, ma mi ricollego a una domanda che ti avrei fatto dopo, ma un altro aspetto che mi ha molto colpito è ciò che hai dichiarato nella cartella stampa, ovvero il passaggio in cui rifletti su come le parole possiedano al loro interno una possibilità di melodia, che è un po' quello che stavi dicendo. Credo tu abbia sviluppato nel tempo e soprattutto con questo disco questo genere di sensibilità, di udito, al punto che quasi non si può distinguere la parte testuale, o almeno com'è nata la parte testuale e com'è nata la parte melodica. Ma guarda, sai cos'è? Che a livello ancestrale è una cosa che abbiamo, che poi ci dimentichiamo, no? Sai, da ragazzino, quando non conosci magari le altre lingue, no? Cioè io da ragazzino, per dire una cosa che facevo molto spesso, era far finta di parlare inglese. Adesso per dire non saprei replicarlo, perché da ragazzino ero bravissimo a inventarmi in inglese. Però perché senti una melodia nella lingua degli altri, un po' come quando, che ne so, all'estero imitano gli italiani, no? Sì. Allora è tutto... Sì. Cioè comunque c'è una O il melodia... tedesco, Nelle per parole, esempio. Sì, 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 capito? sì, È una certo. melodia che abbiamo, eh? È ovvio che qua, tra persone che parlano la stessa lingua, magari abbiamo più difficoltà a coglierla, ma il tono emotivo della parola è già una melodia. Sai, quando ti fanno la domanda per dire, ma in questo caso hai scritto prima il testo o la melodia? Il testo o la melodia? Nei miei casi, a parte rare eccezioni che ci sono, però a parte rare eccezioni, io non riesco mai a scrivere una canzone che non nasca già testo e melodia. Cioè, per me le due cose si incontrano già, poi ci sono chiaramente dei lavori di aggiustamento, la cambi la parola, cambi la melodia e così, però di base il primo approccio che ho con la musica è che queste due cose vadano già d'accordo insieme. Un'ultima curiosità, Michele, riguarda il parallelismo tra due tracce che sono la settima e l'ottava, vale a dire umorismo italiano e malumore francese, non soltanto per la dicotomia del titolo. Da un lato rifletti sulla dittatura della risata, come hai precisato, e dall'altra sulla decadenza della malinconia. È una curiosa sequenza questa, no? Tra queste due canzoni, così come la scelta dell'ordine della tracklist, che immagino non sia casuale. No, chiaramente non è casuale, in quel caso specifico è, diciamo, la parentesi dedicata alla caricatura dell'immaginazione, no? L'immaginazione da cui deriva l'immaginario. L'immaginario italiano, sai, da fuori noi sappiamo che siamo vittima di questa idea per cui siamo tutti pizza, mandolino e Sì. cose, che è una caricatura che sotto sotto piace, capito? Anche a me che sono italiano, quando vado all'estero. Non è una roba che mi infastidisce, mi può dopo un po' pesare, però è una sintesi estrema e teatrale di quello che ci appartiene, no? Così come i francesi, no? Sempre abituati a vederli nella nebbiosità, nel malumore, nella tetraggine e così via. Quella cosa lì, cioè l'immaginario che ha una situazione, un popolo, un paese, racconta tanto della sua storia e sebbene sia una caricatura, in realtà poi ha una profondità molto più ampia, eh? Cioè l'Italia, se tu pensi, il modo in cui siamo conosciuti oggi all'estero, no? Che è pieno di umorismo, che è pieno di... cioè noi siamo un popolo rumoroso, secondo l'estero, e poi in realtà abbiamo una storia di... il melodramma nasce in Italia, cioè quindi c'è una storia molto più complessa. Per me è sempre curioso vedere la sintesi che fanno gli altri, no? Il modo con cui gli altri ti vedono, anche se ha a che fare non solo con un individuo, ma con un paese. E per me giocare con quella caricatura, non che ne sia d'accordo, ma però è un bel pretesto di gioco, cioè... Mi piace l'idea, no? Che ci vedono gesticolare, no? Io per dire, vedo che io da italiano mi accorgo che anche gli altri popoli lo facciano. Chissà perché su di noi il gesto della mano è una cosa così tanto evidente, perché si lega così tanto il corpo alla lingua per gli altri. E sono cose che mi piace indagare. Ringrazio Michele Bravi per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Auguro buon viaggio a tu cosa vedi quando chiudi gli occhi e, come sempre, lunga vita alla tua musica. Alla prossima. Grazie, ciao!